La provincia di Pescara ricorda oggi Giorgio De Gregori, uno dei più grandi esperti del settore bibliotecario, nonché a lungo sovrintendente bibliotecario per l'Abruzzo e il Molise. Sulla figura dell'illustre personaggio, che tra l'altro è il padre del celebre cantautore Francesco De Gregori, ascoltiamo il direttore generale della Biblioteca d'Annunzio, il dottor Enzo Fimiani. E lui è stato in fondo colui il nostro maestro di tutti noi, anche per chi facendo il mestiere di bibliotecario non ha potuto conoscerlo, perché ci ha insegnato che le biblioteche devono continuamente modernizzarsi e non, per rimanere al passo con i tempi, e devono collaborare tra loro. E infatti noi tutti, ci sono qui oggi anche gli altri direttori delle biblioteche provinciali, non solo di Pescara ma di L'Aquila, Chieti e Teramo, tutti insieme dovremo lavorare per un futuro migliore del sistema bibliotecario regionale in Abruzzo. Questa è la sfida per il futuro, cioè come se dovessimo diventare più o meno un'unica biblioteca virtuale, come catalogo e come servizi. Quindi i cittadini abruzzesi dovrebbero poter entrare virtualmente, entrando in una, in tutte anche le altre tre. È stato proprio Francesco De Gregori a chiedere che l'incontro si svolgesse anche a Pescara. È una storia bella, perché lui ha detto sì, va bene ricordare mio padre, però chiedo che si faccia una sessione del convegno a Roma, dove ovviamente Giorgio è stato per la gran parte del tempo, e una invece a Pescara, dove De Gregori padre è stato per quasi 10 anni, tra il 52 e il 60, ha segnato un'epoca importante, fondamentale, nell'immediato secondo dopoguerra, quando le biblioteche avevano difficoltà serie, e De Gregori bambino, anzi i De Gregori bambini, frequentavano questo palazzo ed erano in pratica, giocavano lì dove io stesso oggi di fatto lavoro tutti i giorni, perché la sede della sovrintendenza regionale era dentro la biblioteca provinciale, quindi c'era una convivenza.